L'edizione di View Conference 2014 è la più bella che abbiamo mai organizzato. Abbiamo tantissime anteprime mondiali e ben 3 keynote lectio magistralis. Abbiamo la presentazione dei pinguini di Madagascar che ci porta a Torino il produttore del film Tom McGrath, che è il produttore ed anche il protagonista dei pinguini di Madagascar. Questo film uscirà nelle sale americane per il Thanksgiving a fine novembre e in Italia soltanto nel 2015. Quindi questa è un'anteprima mondiale che siamo riusciti a avere per View Conference. E poi sempre in anteprima mondiale la Pixar ci manda il loro bellissimo corto Lava con un anno di anticipo. Lava uscirà in Italia nel 2015. Dalla Sony Pictures Animation abbiamo la presentazione dei Goofy, faranno un'ora in cui parleranno dei lavori che stanno facendo per questo film che uscirà nel 2015, quindi anche questa è un'anteprima mondiale. Dalla Disney Animation Studios abbiamo Big Hero 6 con ben 2 mesi di anticipo. Big Hero 6 viene accompagnato da Fist e viene portato a View Conference dal regista Patrick Osborne e lo presenteremo sia a View Conference che al View Fest. E le nostre Lectio Magistralis di View 2014 sono quest'anno più belle che mai. Una sarà tenuta da Tom McGrath, il quale parlerà del film che sta finendo in questi giorni, I pinguini di Madagascar, e poi abbiamo la fortuna di avere a Torino con noi Alvin Ray Smith, ha cofondato la Pixar assieme a Ed Catmull, e Alvin Ray Smith è un assoluto gigante del mondo della grafica digitale, ha cofondato Paint e anche ha coinventato l'Alpha Channel, e a Torino Alvi parlerà del suo libro, del libro che sta finendo in questi giorni, Dal Pixel alla Pixar. E l'ultima Lectio Magistralis del 2014 sarà tenuta da Glenn Keane. Glenn Keane è la quintessenza dell'animazione, ha lavorato per 37 anni alla Disney e dal suo pugno sono nati alcuni dei personaggi più belli dei cartoni animati, si è inventato la Sirenetta, la Bestia, la Bella, Tarzan, Aladdin, Rapunzel. E quindi Glenn Keane a View parlerà del lavoro che sta facendo in questi giorni, che è quello di fare disegni e raccontare le storie per gli smartphone. Per quanto riguarda il mondo dei videogiochi, ci sono anche lì un sacco di presentazioni e di workshop in cui esploreremo le applicazioni delle tecnologie dell'ultima generazione ai videogiochi. Per esempio, ci sarà tutto un intervento che riguarda l'utilizzo e le applicazioni degli occhialini Oculus Rift ai videogiochi. E poi anche gli occhialini Google per lo storytelling nell'ambito dei videogiochi, da un gruppo finlandese che presenterà queste nuove innovazioni degli occhialini Google. Un gruppo francese porterà in anteprima mondiale Blind Legend, che è un videogioco un gioco per non vedenti basato sui suoni. Ovviamente, come consuetudine, ci saranno a View Conference numerosi direttori degli effetti visivi a presentare il loro lavoro. Menziono in particolare il premio Oscar Scott Farrar, che porta a View i Transformers, e lui ha firmato tutti gli effetti speciali dei Transformers, quindi lui è sicuramente uno dei guru presenti a View. Stefan Fangmeier parlerà di Sin City. In anteprima europea abbiamo
ben due presentazioni sugli effetti speciali dei Guardiani della Galassia, quindi Kyle McCulloch da Framestore parlerà degli effetti per il film, Keith Miller è il supervisore degli effetti visivi del Pianeta delle Scimmie e ha una presentazione veramente bellissima. E poi c'è tutta la parte che riguarda il mondo dell'animazione, quindi i direttori delle animazioni che parleranno dietro delle quinte di come hanno animati alcuni dei film più famosi di questo ultimo anno, dal Lego Movie che viene presentato dal capo delle animazioni Rob Coleman a Mr. Peabody con Lucia Modesto a Box Trolls che è uscito a fine settembre nelle sale, tutto basato sulle tecniche delle stop motion. Ovviamente Alessandro Carloni che torna in Italia portando il Dragon Trainer di cui è stato il direttore delle storie. E poi per chiudere vorrei menzionare il lavoro molto interessante che stanno facendo il gruppo di Not Impossible Labs che stanno utilizzando le stampanti 3D per realizzare delle protesi per bambini in Sierra Leone che hanno perso le braccia, che hanno perso le gambe, quindi è l'utilizzo delle progettazioni digitali e l'utilizzo della stampante 3D per fare del bene nel mondo a scopo sociale. Quindi vi aspettiamo a VIEW a festeggiare con noi questa pletora di ospiti importanti e questo fittissimo programma di incontri. Ciao a VIEW.